Dopo la cassa integrazione scattano 15 licenziamenti all'IVV di San Giovanni Valdarno. L'azienda ha ridotto al minimo gli esuberi che dovevano essere 29. Adesso al via il piano di rilancio per la storica azienda Vetraia. I lavoratori Bekaert votano sì all'accordo per la cassa integrazione. Plebiscito per la votazione all'assemblea in azienda. 280 favorevoli e solo 17 contrari. I carabinieri forestali di Regello bloccano un bracconiere per aver cacciato specie animale in orario e periodo non consentito, una pratica della quale non è esente il territorio, 2.000 euro la multa. Il sindaco Mugnai prende la parola sulla questione. Cristina Simoni a Figline Incisa, fatte tante illazioni, ecco qual è la verità, sempre stati trasparenti, fatto tutto nell'interesse della cittadinanza. Il sindaco di Bucine Tanzini ribatte le accuse della minoranza in comune sulle dimissioni del vice sindaco Scala, nessuna spaccatura nella maggioranza, dice Tanzini, e conti pubblici in buono stato. Al via i lavori nel nuovo acquedotto di Levanella, la Confartigianato mette in guardia e chiede che durante i 4 mesi di interventi non ci siano disagi ai cittadini e alle imprese per la circolazione dei veicoli. Grazie al finanziamento del Calcit Valdarno Fiorentino, nuovo medico oncologo al Serristori di Figline Incisa Valdarno è la dottoressa Laura Trombetta, è in servizio full time dal 27 settembre.